2022 è stato un anno molto importante perché abbiamo registrato nuovamente un aumento dei consumi, ma un forte abbassamento della disoccupazione che è arrivata al 5,4, siamo scesi sotto il 6, cosa che non si vedeva da molto tempo, e questo è un dato estremamente positivo legato anche alla ripartenza sia del turismo ma anche delle opere pubbliche nella nostra città. Il 2022 è stato per Firenze un anno di crescita che ha visto realizzarsi molti dei progetti in cantiere. Sono oltre 450.000 metri quadri delle grandi trasformazioni urbanistiche avviate, per più di 9.000 posti di lavoro creati. Sono stati fatti investimenti per 17 milioni sul Teatro del Maggio Musicale, il Teatro della Perla e il Teatro Puccini. Sono state allestite 27 grandi mostre e a Palazzo Vecchio si sono svolti 230 eventi. In città sono state installate 522 colonnine elettriche, sono stati realizzati 6 chilometri di piste ciclabili e gli utenti di bike sharing sono stati 1,2 milioni. Sono state riqualificate 4 piazze, Piazza Goldoni, Piazza Poggi, Piazza Baldinucci e San Paolino. Sono stati realizzati 35 chilometri di asfaltatura. Sono stati restaurati 12 chilometri di marciapiedi. Inoltre Firenze è in assoluto la città più digitale d'Italia. L'economia fiorentina ha retto alla prova del Covid e sta rispondendo alla sfida della guerra e del caro energia. Le imprese sul territorio sono aumentate ed è cresciuto il valore aggiunto. Aumentata la popolazione dei residenti è largamente positivo il saldo migratorio. Il turismo è cresciuto del 158% rispetto all'anno precedente. Il 2023 sarà l'anno delle opere pubbliche, ha detto il sindaco, della TAV e delle tranvie. Inoltre sarà data priorità ai più deboli. Seppure complessivamente diminuisce l'occupazione, aumentano i consumi, quindi aumenta anche il PIL dell'area fiorentina, bisogna però dire che aumentano anche le famiglie in fascia di povertà. È un dato nazionale ancora più allarmante, ma che esiste anche a Firenze, per cui il bilancio 2023 avrà grande attenzione verso i temi del welfare, l'assistenza ai più deboli, agli anziani e alle famiglie in difficoltà.